No, non ho giocato proprio, non ho giocato proprio. E mi piacerebbe vincere sta partita così, a gratis, perché semplicemente mi merito di vincere le partite. Che su sto gioco soffro sempre. Quindi vediamo come va. Partiamo sempre con la lama del re in rovina. Siamo contro Karthus Jungle. Penso di poterla vincere. Io questa season punto ad essere di nuovo il più forte mastery italiano almeno. Comunque vediamo, punto ad avere una season molto equilibrata in termini di partite. Quindi non giocherò molto. Voglio soprattutto creare video di League of Legends. Quindi appena creo dei buoni video. Oh cavolo, sì che ci sono dei cambiamenti. Qui è cambiato tutto il bush. Non c'è più il cespuglio. Qui non c'è la pianta. What? What? Com'è? Chi è il jungler? Karthus? Ah, è cambiata tutta la mappa. Perfetto. Wow, e non ho capito come ha fatto Karthus ad essere così veloce a pulire i campi. Grande Mastery sempre sul pezzo. Abbiamo preso il primo sangue. Qui abbiamo rubato il red buff. Molto molto bene. Allora, proviamo a fare questo mostriciattolo. Quindi adesso il bush è completamente diverso qua. Il che può portare dei vantaggi da parte di questa mappa, non lo so. Ah, cavolo, wow! Sì, la mappa è completamente diversa. LOL! Oh cavolo! Ho perso davvero la rana contro il supporto, va bene. Però me ne posso scappare da qui, il che cambia tutto. Che strano giocare così. Qui che cosa è successo? Lo so, devo ancora capire. Però nonostante tutto stiamo giocando bene. Allora, questo mi ha rotto le balle, adesso lo muto. Qui ci sono i minion pushati. Allora, andiamo a vedere cosa succede nel Rift. Sì, il mio Mastery è sempre sul pezzo. Loro hanno sconfitto il drago, attenzione. C'è questo nuovo mostro da sconfiggere. Ma che cavolo è? Oh mio Dio. Sembra che io abbia ucciso un mostro che potrebbe servire, non so ancora che cosa. Nope, no gameplay today.
Gol. Ma dai. Gol, l'hanno preso. Incredibile. Vediamo se riusciamo a rubare il blue buff, che non c'è. Che strano camminare così nella giungla. Ma mi sta laggando. Ma che cavolo. Perché lagga? Secondo me sì. Perché dovrebbe essere colpa mia? Boh. Forse si sono tutti connessi. Andiamo a difendere la torre. Allora, sembra sia nato l'Herald. Mostri simili, ora vedremo. Mi si è crashato tutto. Boh. Ma dai! Grande! C'è sta cosa? 55 attacco, 20% attack speed, guadagna 30 haste for non ultimate. Questa cosa, fantastica! Ma dai. Triple kill! Triple kill! Let's go! Adesso si può salire sull'Herald, let's go! Spettacolo! E mi sono fatto una torre gratis. Molto carino. Questo oggetto dovrebbe essere broken su Yi, da quanto ho letto. Dice che dopo la mia ultimate guadagno 35% attack speed e movement speed per 8 secondi. Praticamente in completa sinergia con la mia ultimate. Vediamo se riesco a farmi il drago indisturbato. Cos'è quest'aura?
Oh, uffa. Vediamo se esiste ancora la Ginsu. Ginsu, sì. Molto più debole, però voglio farla comunque. Madò. Sto cercando di adattarmi, ma non è per niente semplice, però è molto tutto più avvincente. La mappa è completamente stravolta. Da vaffanculo la zona, dai. Ci credo. Ancora sto item di merda esiste. Meno vita? Non lo so. Comunque io ho poca vita perché sono un assassin. Ma gli altri, non lo so, devo vedere quanta vita hanno rispetto a me. Vediamo se riusciamo a distruggere il nuovo Baron. A posto. Cavolo. Quadra, penta. No, no, non riesce più a fare. Manca pochissimo per la Ginsu Rageblade e poi dovrei diventare qualcosa di assurdo. Non sono talmente sicuro che questo oggetto sia buono in realtà. Però è praticamente come avere due ultimate su Mastery, quindi in teoria dovrebbe essere buono. Ma non ci credo! Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? La withstand che dà tenacia. Madò, dovrei fare quell'item prima allora. Attack speed, magic resist, tenacia e danno on hit. Tanta roba. Yes, first match. No, non ci credo, non ci credo. Sono scarso. Non ho dato l'ultimo autoattacco. Vabbè. Ancora non ho ripreso la mano per giocare. Sono curioso di vedere la mia velocità di movimento se ulto. 700, wow. Vabbè, dai, nonostante tutti i vari inghippi, il primo match si porta a casa. Vediamo dove ci posiziona. Andiamo ad onorare Mordekaiser. Bang. Abbiamo una chest. Gold 1. Ma che schifo. Ci risiamo. Damn, Gold 1. Che brutto. Però dai, in fin dei conti, il primo piazzamento, vediamo come va se dovessi vincere again.
Vorrei un attimo creare testo. Scriviamoci P, non lo so, piazzamenti. E poi mettiamoci una bella spunta. Trattino basso, trattino basso, trattino basso, trattino basso. Per dire che i piazzamenti sono 1 di 5, 20. Lo mettiamo qua sullo schermo. Allora, studiamoci bene gli item questa volta. Kraken esiste ancora. Questa dà 20% tenacia, cioè per masterie è OP. Però non dà AD. Dà tanta attack speed, ma poco AD. Dobbiamo provare a fare Eginsu, Lama del Re. Cioè, Lama del Re Ginsu e Witsend. Oppure Lama del Re Witsend Ginsu, non lo so. Sì, anche quell'oggetto nuovo non è male, però forse più da item finale. Vediamo se riusciamo a fare fuori in uno. Sì! Kill pulita. Si lascia la giungla nemica. Adesso vorrei provare a vedere se viene da qui. Ho questo intuito, potrebbe passare da qui. Eccolo. Ah, ma in compagnia. Grande. Adesso stanno per uscire i cosini piccoli. Voglio provare a prendere perché prima non lo so, mi hanno portato fortuna. Mettiamo questa pink e proviamo a fare fuori queste cose. Uno siamo riusciti a farcelo. Grande. Quindi abbiamo tre di questi cosi che servono. Cosa servono precisamente? Dice che i miei attacchi fanno praticamente danno alle strutture. How are games? Just started. I just won one game. This is the second game. Gold one. Gold one plus 75 LP. Come on. Yeah, I ended Emerald 4. Now let's see how much I can rank back. By the way, still 5 placements you have, so let's see how much we can get back. The purpose is to going back Emerald 4. Come on. My bad. Okay. I'm gonna go again here. If my pain lends me strength, may my strength prevent the pain of others. Nice. 6 stack. There is a new mastery skin. This is not the last one. Yeah, maybe I should. Oh, so I will save my RP for that. Nice.
Ok, let's go Ginsu. Teacher's wisdom is earned with every scar, every mark. Come on. Dai! Cazzo di Lucian! Cazzo di Lucian! Oh oh. Questo è livello 14. Ok, andiamo di Wit's End adesso. Vediamo se riesco a fare fuori questo tipo. Let's go. Madò, dai. LOL, bella combo.
E niente, abbiamo perso. O forse no. Nice. No, prendo lo Sterak e adesso puntiamo sulla Guardian Angel. My fucking bad. Oh no. Ma perché non sai giocare? Ma dai, sono scarsissimo.
Guarda lui senza vita che va a pushare e chiude la partita. Non male, non male come inizio. Sono ancora un po' incerto su come buildarmi. Siamo platino 433 LP. Quindi anche il secondo piazzamento mettiamo una spunta di vittoria. Non voglio strafare come le altre volte nelle scorse season. Facciamo meglio qualità sopra la quantità. Quindi mi concentrerò sul editare un pochettino queste partite e caricarle su YouTube. Niente, sì, mi fermo qui. E che dire? Facciamo live corte, ma di qualità. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Nel prossimo appuntamento spero di concludere le placement, che sono solo 5, adesso non più 10. Pian piano cerchiamo di riconfermare questo smeraldo. Anche se effettivamente mi ha messo veramente molto 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 in basso, non so perché, ma va bene. Con due win ci siamo ripiazzati platino 4, supponendo per assurdo che io dovessi vincere tutte le placement, sarei tipo smeraldo 2, smeraldo 3, uno smeraldo 3. Quindi poi si tratterà di lavorare per arrivare a smeraldo. Va bene, va bene, va bene. Ci fermiamo, bella a tutti, continueremo la prossima volta con un ritmo di circa 2 o 3 partite per serata massimo.